Quando la neve sparge di bianco i costoni del Pollino, la parola isolamento assume concretezza. Il paese più a nord dell'entroterra calabrese è San Lorenzo Bellizzi. Lo troviamo innevato e solitario. Qui la strada finisce. Una pista conduce a Terranova del Pollino in Basilicata, ma è praticabile solo d'estate. Il sindaco Pietro Scaraviglione lamenta le difficoltà di collegamento, ma non perde la fiducia. Essere qui l'ultimo paese della Calabria dove si ferma la strada non è una cosa bella, insomma, ma ad ogni modo, insomma, c'è un progetto che dovrebbe partire a breve, brevissimo, il progetto della strada di collegamento San Lorenzo-Terranova, e quindi, insomma, si comincia ad uscire, diciamo così, dall'isolamento. Come passate le giornate? Con gli amici, giochiamo a carte. Riunite dove? Nei bar oppure per la strada. Nelle nostre case stesse. Mangiamo, beviamo, così passiamo il tempo. E si ammazza un po' il tempo, se no non sarebbe proprio cosa fare, non sappiamo cosa fare proprio il giorno. La struggente bellezza delle gole del Raganello, delle rocce grigie e rossastre, alimenta la scommessa ambiente. Ma il paese fa ancora i conti con i danni dell'alluvione del 73, quando gran parte dell'abitato fu trasferita su nel pianoro. Vicoli da Chiaba raccontano una vita che non c'è più. Il bar in centro è un rifugio in questo giorno di freddo e neve. Siamo un po' isolati dal resto degli altri paesi, però siamo bene. Regna la tranquillità. La gente di questa terra non abbandona le case a cuor leggero. La transumanza di un tempo è diventata esodo. Le case del lavoro e della vita sono pareti della memoria. E da qui riecheggia con malinconici contrappunti la melodia del silenzio in cerca di cuori a cui parlare, come una nuvola incerta nel cielo sterminato.